Zoran Zaev, un amico, primo ministro di un paese amico, vicino all'Italia, che l'Italia sostiene da sempre nel suo percorso di integrazione euroatlantico all'interno del più generale sostegno italiano nei confronti dei Balcani, che è una regione di cruciale importanza per la sicurezza e la stabilità dell'Europa e del Mediterraneo. La Macedonia del Nord, grazie all'azione del governo guidato dal presidente Zaev, è diventato un esempio, mi permetto di dire, per tutti i Balcani occidentali. Il coraggio con cui il suo governo sta affrontando e sta risolvendo tutte le più annose questioni bilaterali con i propri vicini è davvero ammirevole e ha il sostegno dell'Italia. Grazie. E proprio grazie a questo coraggio che la Macedonia del Nord sta per diventare il 30° paese membro dell'Alleanza Atlantica, andando a costituire un ulteriore tassello per un'azione efficace della NATO nel quadrante sud-est, che è di strategica importanza in particolare per l'Italia. E ricordo che la settimana scorsa abbiamo ratificato il protocollo di accessione della Macedonia del Nord alla NATO. Per questo stesso motivo avremmo voluto vedere la decisione di aprire i negoziati di adesione con l'Unione Europea. Skopje è candidata a questo risultato, pensate, dal 2005, e mai come quest'anno avrebbe meritato la fine di questa lunga anticamera. L'ho detto chiaramente a tutti i colleghi nell'ultimo Consiglio Europeo, l'apertura dei negoziati di adesione non significa peraltro ingresso immediato nell'Unione Europea. È l'inizio di un lungo processo nel corso del quale potranno essere compiute tutte le verifiche. Per far capire al pubblico che ci segue, abbiamo 35 capitoli di verifica con tanti dossier, quindi, dove ogni Paese membro dell'Unione Europea potrà esprimere il proprio veto e bloccare quindi il progresso di questo percorso. Quindi ci sono tutte le garanzie per consentire che questo allargamento avvenga con tutte le puntuali verifiche. Anche alla luce di questo percorso ci riesce davvero difficile capire i motivi concreti della mancata decisione di consentire l'avvio di questo percorso. E l'Italia sarà sempre a fianco della Macedonia del Nord, ma questo vale anche per l'Albania, in questo sostegno continueremo all'interno delle istituzioni europee a lavorare affinché si creino le premesse giuste per arrivare presto a una decisione nel segno dell'integrazione europea, che è un comune destino di pace, di stabilità, prosperità e sviluppo, quando invece adesso il rischio, e da questo punto di vista mi permetto di mandare un messaggio al tuo popolo, caro Zoran, non dobbiamo assolutamente lasciare che il tuo popolo si lasci sopraffare da sentimenti di incertezza, frustrazione, delusione. Si è trattato di un errore, l'ho detto anche a caldo, lo considero un errore storico, molto grave, a cui dobbiamo presto porre rimedio. Skopje non solo ha firmato con Atene lo storico accordo di Prespa, non solo ha firmato con la Bulgaria un trattato di amicizia e buon vicinato altrettanto fondamentale, ma si è anche impegnato in un processo di riforme che già per buona parte sono state realizzate nei settori dello Stato di diritto, dell'indipendenza della magistratura, della trasparenza della pubblica amministrazione, dei servizi di intelligence, della lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Uno sforzo che ha coinvolto anche c'è stata anche la partecipazione costruttiva dell'opposizione. Ecco, noi pertanto, l'Italia, pertanto, insieme alla stragrande parte dei Paesi membri dell'Unione Europea, non ha alcun dubbio. Questo processo di integrazione della Macedonia del Nord e degli altri Stati della regione deve continuare. Per l'Italia questo processo ha una portata storica
e non può terminare con l'ultimo Consiglio europeo. Il processo porterà quindi a una maggiore stabilità, una maggiore sicurezza nei Balcani e siamo convinti che questa sia la soluzione migliore per garantire reciprocamente questi obiettivi fondamentali. Proprio per questo la nostra intenzione di riprendere il dibattito interno al Consiglio al più presto è un'opportunità, potrebbe essere già il Consiglio degli Affari Generali già fissato per novembre. Continueremo quindi a lavorare per superare tutte le obiezioni sin qui sollevate, molte non chiare, e siamo sicuri che sia la Macedonia del Nord sia l'Albania continueranno a dimostrare che è necessario, assolutamente necessario e opportuno avviare quanto prima i negoziati. Quindi è importante dare ai nostri partner, come la Macedonia del Nord, una prospettiva certa, concreta, sui prossimi passi da fare insieme. È una responsabilità dell'intera Europa alla quale l'Europa stessa non può sottrarsi. Anche nella gestione della crisi che si è aperta dopo il Consiglio europeo, la Macedonia del Nord sta dimostrando la saldezza delle sue istituzioni democratiche e questo è un segnale importante che tutti i leader politici abbiano concordato la via che porterà al voto anticipato, come sapete è stato fissato al 12 aprile dell'anno prossimo, grazie anche al sapiente ruolo di garanzia di equilibrio esercitato dal Capo dello Stato. E direi ancora più importante che tutti i leader delle forze di maggioranza e di opposizione abbiano riaffermato per la Macedonia del Nord l'integrazione europea come unica opzione possibile, concreta e possibile. Non ci sono alternative. Condividendo quindi questa consapevolezza, l'Italia continuerà a sostenere questo percorso europeo. Mi soffermo anche qualche parola spendo sui rapporti bilaterali. I rapporti bilaterali tra Italia e Macedonia del Nord sono fondati su un'antica consuetudine culturale ed è davvero bello sapere che la lingua italiana sia offerta come lingua anche aggiuntiva nelle scuole addirittura primarie. Questa è una notizia, lo posso dire, che mi ha davvero fortemente emozionato. Una folta comunità di cittadini della Macedonia del Nord vive e lavora anche in Italia e rappresenta un modello di integrazione positiva, di dedizione al lavoro. Anche le relazioni economiche e commerciali sono forti, sono in crescita. L'Italia è il quinto partner commerciale della Macedonia del Nord con un valore dell'interscambio complessivo pari a 614 milioni di euro l'anno scorso, che è in crescita del 13,6% rispetto al 2017. L'interscambio totale è in crescita del 10% nel primo semestre di quest'anno e lo stock degli investimenti italiani in Macedonia del Nord è pari a 105 milioni di euro. Quindi c'è già un interscambio, c'è già un flusso di azioni economiche, commerciali di tutto rispetto, ma ci siamo riproposti anche di incrementare questi rapporti. C'è ancora molto spazio per rafforzare la nostra cooperazione e sicuramente questa è un'opportunità anche per le imprese italiane, per i loro prodotti, per i loro investimenti nell'ambito di una reciproca soddisfazione. Interessi concreti questi per le nostre aziende che possono sviluppare le loro attività nel campo in particolare delle infrastrutture, dell'energia, dell'ambiente, oltre che della difesa. Proprio in queste settimane si celebra il 60° anniversario della fondazione del Dipartimento di Italianistica presso l'Università dei Santissimi Cirillo e Metodio di Skopje, un'istituzione accademica fondamentale per la diffusione della lingua e della cultura italiana in Macedonia del Nord. Ecco, questo è veramente un ringraziamento, questo che rivolgo al nostro illustre ospite, e un caro saluto a tutto il popolo della Macedonia del Nord. L'Italia vi è vicino, gli italiani vi sono vicini e vi sosterranno sempre. Grazie.
Gentile Presidente della Repubblica, rispettabili ospiti, dei giornalisti, ambasciatori che siete ospiti, rispettabile pubblico e cittadini dell'Italia, cittadini della Repubblica Italiana, ringrazio da parte del popolo macedone per la ratificazione del incontro per la NATO. Saremo il prossimo paese che fa parte della NATO e ci fa piacere di collaborare con l'Italia. Ringrazio al Premier Conte per l'invito, per l'incontro di oggi. Proprio quando abbiamo bisogno di qualcuno che lui ci ha aiutato. Un grande ringraziamento dal parte del popolo della Repubblica di Macedonia per l'integrazione nell'Unione Europea. Lui ha parlato il 17-18 ottobre all'Unione Europea e da questo incontro si vede che lui vuole aiutare per il nostro paese. Noi apprezziamo questo, specialmente il Premier Conte dell'Italia è un partner per collaborazione con la Repubblica Macedonia del Nord. Secondo la decisione dell'Europea Unione, il nostro popolo era molto disolato e tutta l'Unione Europea e anche i membri hanno commentato che c'era un errore storico. Questo errore ha anche tempo e modo di essere riparato e noi siamo pronti insieme con altri paesi dell'Unione Europea di collaborare. Vogliamo lavorare con i reformi, migliorare i rapporti con i paesi vicini e di fare il nostro paese moderno e con europea economica. Il nostro paese è legittimo e vogliamo fare una prospettiva europea come prossimo paese dell'Unione Europea. Dopo che dobbiamo fare tutte le condizioni, in questo momento ogni idea forse sarebbe pericoloso per i paesi dei Balcani. Noi siamo paesi come una isola in Europea Unione. Tutti i paesi hanno meglio futuro dell'integrazione dove dobbiamo fare parte. Questo lo sanno anche i nostri cittadini che 85% vogliono e sperano parte dell'Unione Europea. Noi vogliamo fare un processo che sia più efficace e che fa reversibilità, ma siamo sicuri che il processo di riforma e metodologia dei riformi e l'idea dell'Unione Europea devono essere paralleli con l'inizio della comunicazione con i paesi della Repubblica di Macedonia. Per noi è meglio e anche per l'Unione Europea che sia un processo attivo che ci aiuta e abbiamo deciso di fare tutto nel nostro interesse. Speriamo che la discussione per la nuova metodologia, iniziare il discorso con a Zagabria l'anno prossimo, che sarà nell'interesse di tutti. Voglio dire che ci sono buoni accordi bilaterali tra i nostri due paesi. Italia è grande amico, ci sono rapporti commerciali, come ha detto il Premier Conte, nel 2018 avevamo 650 milioni, 13% più grande del 2015.
solo questa prima parte del 2019 è più grande parte, allora avremo più di 700 milioni un scambio commerciale. Vorrei approfittare e dire a tutti i businessmen italiani che devono sentire la Repubblica Macedonia del Nord come partner per lavoro, e che sarà positivo sia per il popolo italiano sia per il popolo macedone. Ancora una volta un ringraziamento a lei, signor Conte, per l'amicizia e per l'iniziativa per il mio paese e per il nostro regione. Un ringraziamento del popolo macedone ai cittadini italiani. La ringrazio.